Bentornati ragazzi, io sono Satef52 e oggi continuiamo l'avventura su Resident Evil Village. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto la terza figlia di Lady Dimitrescu, Cassandra Dimitrescu, e in questo episodio molto probabilmente arriveremo alla fine del castello perché dobbiamo farci solamente quest'area e un'altra parte dentro il castello, però in realtà è molto corta. E quindi iniziamo subito a cecchinare. Tra l'altro, non adesso perché non, questo qua forse è troppo vicino. Però, se cecchinate uno di quelli che stanno più lontano, cioè là sopra, eccolo, quello si è appena posato. Se cecchinate lui, dovreste riuscire a prendere un trofeo. Ora ci provo e vi faccio sapere se lo riesco a prendere. Però, prima in realtà vorrei avere la sicurezza di prenderlo in testa e poi sento troppi rumori. Quindi, posso aspettare giusto 2 secondi. Si appoggia, eccolo qua. Allora, vediamo questo qua. Sicuro lo riesco a prendere in testa. Preso in testa, ok. Trofeo preso, perfetto. Quindi, sì, uccidete uno di quelli là sopra e riuscirete a prendere il trofeo. Non so quanto sia buono in realtà ucciderli adesso, perché poi non so se riesco poi a prendermi i drop o meno. Non l'ho shottato con questo colpo. Quindi, in realtà, se non li prendo in testa, non l'ho shotto. Ok, buono a sapersi. Questi mica mi attaccano. No, questi qua volano. Ok. Perché no? Ovviamente droppano come ogni mostro che c'è in questo gioco qualcosa. Quindi significa che se io lo uccido in una parte dove il drop cade fuori mappa e non riesco a prenderlo. Quindi forse in realtà mi converrebbe ucciderli quando mi vengono vicino. Ah, però questa la cristallizzata sono riuscito a prenderla. Questo è il primo che ho ucciso, quello che non vi dà il trofeo. Gli altri vedremo alla fine, perché tanto là sopra ci arriviamo, però. Non lo so appunto se me li droppa qualcosa o meno. Tra l'altro fate attenzione perché qui sul balcone, chiamiamolo balcone, comunque sul tetto, ci sono molte strade dove appunto si trovano ad esempio questi vasi e quindi potreste mancare qualcosa. Quindi controllate. No, nell'ascensore non ci vado adesso. Controllate sempre la mappa per vedere se è blu, perché sennò appunto perderete qualche oggetto. Comunque, questo mostro qui, di cui non ricordo lo stesso il nome, anzi in realtà mi ricorderò per sempre solo Lycan, dovrei andarmi a controllare gli altri nomi quali sono. Comunque, questo mostro qua è anch'esso femmina, come tutto il resto che c'è in questo castello, come vi ho detto un po' di episodi fa, e infatti si può anche notare che il design è più o meno lo stesso da quelli senza le ali. Ovviamente la caratteristica è che hanno le ali e che volano. Ricordo che molte volte capita che questi mostri mi arrivano davanti, ad esempio anche qua dovrebbe succedere. Esatto, perfetto, ok. Ricordavo bene. A parte che sembra essersi buggato, ok, no, può volare sempre più in alto. Tra l'altro non muoiono quasi mai. Ah, no, è morto, ok, pensavo non fosse morto già, invece ci ho messo pochi colpi in realtà, forse l'ho preso in testa a caso, ovviamente, perché sto sparando a caso nel tentativo di colpirli e basta. Posso dirvi che questo sarà il mostro più fastidioso del gioco, quindi più avanti li rivedremo, ma non quanti ce ne stanno qua, secondo me, da quello che ricordo almeno. Quindi possiamo stare tranquilli almeno per questo. Se sparo viene triggerato da me, no? Quindi mi viene addosso, ok. No, 2 colpi sicuro non bastano, anche se erano headshot, questo torna sopra sicuro, perché può volare, no? A meno che. No, eccolo qua, ok. No, che okay. Mi sembra un po' esagerato 2 colpi, vuol dire. È vero che ho potenziato la pistola, però non penso che è diventata così forte. Però 4 colpi in realtà sono pochi, eh. L'ultimo so per certo che era headshot. Gli altri 3, sinceramente, non lo so. Tu stai venendo verso di me. Se provo a cecchinarlo, lo mancherò, ecco appunto. Vabbè, non fa niente. Facciamo finta che non ho sparato col cecchino. Spariamo con la pistola direttamente. Contro questi potrei tranquillamente finire tutti i colpi perché non solo volano e quindi è più difficile colpirli, ma poi si spostano a destra e a sinistra velocemente. E quindi ancora più fastidiosi già di quello che sono volando. Ti stai fermo? Vabbè, metto il pompa, se non la smetti. Basta, muori. A una certa. Basta. Dai, su, dammi lei oppure l'ala cristallizzata. Ok, lei. Vabbè, sono sempre buoni. Tanto alla fine o lei o ala. Sono sempre soldi, quindi non cambia niente. Comunque, dovrebbero essere finiti i mostri. Questi erano gli ultimi due. Ho sprecato un colpo di cecchino. In realtà anche il colpo di pompa era sprecato, però almeno l'ho colpito con quello, quindi non fa niente. Pistola, me ne sono rimasti 31, pure 30, però lo spinello va preso.
È un cristallo, ma va bene anche spinello, alla fine sono lo stesso oggetto. Ecco un altro vaso, come vi dicevo. In realtà ce ne dovrebbero mancare altri due, se non ricordo male. Però manca ancora tutta l'ultima parte da controllare. È ancora rosso, quindi sicuro mi mancano degli oggetti da prendere. E fate attenzione, perché adesso che saliamo le scale, in mappa cambia. Quello mica. No, ok, no. Era solamente un riflesso a caso. Qui cambia. È rosso anche qui. E come avete visto in mappa, conta anche la stanza che c'è più lontano. Sono tutte e due lo stesso, la stessa zona. Quindi voi, dopo aver finito di prendere gli oggetti qui, l'altro ho trovato i due drop dei mostri che ho ucciso all'inizio. Se finite di prendere tutti gli oggetti che si trovano qui, rimarrà rosso perché appunto dovrete prendere degli oggetti anche nell'altra stanza. Quindi è inutile, ad esempio, mettersi a fare quello che faccio io nel tentativo di cercare qualcosa, però andava controllato in alto per vedere se c'era qualcosa. Comunque, torno indietro per cercare gli oggetti che ho mancato, faccio un taglio ovviamente e vi faccio vedere quali ho mancato. Eccolo lassù, lo vedo. Cos'è? Della polvere da sparo. È diventato tutto blu? Aspettate, fatemi prima controllare. Ah no, è ancora rosso, ok. Torno ancora indietro allora. Ah, ecco, un vaso. Perfetto, non l'avevo visto anche perché era nell'angolino. Perfetto, tutto blu. Allora ritorniamo sopra. Ritornati sopra, ci dobbiamo solamente buttare dal gancio. Ecco qua, ok. E controllare appunto se questa stanza ci sono degli oggetti. Va bene, il gancio si è rotto, quindi per tornare indietro dovremmo farci un giro enorme. Però, a conferma di quello che ho detto prima, dobbiamo prendere qualcosa qui per far diventare tutto blu. E forse è solamente questa. Fatemi controllare, magari succede qualcosa se la prendo. Non vedo nient'altro, quindi evidentemente è rosso per la maschera. Sì, non sembra esserci niente più. È blu. Ah, ok, è tutto blu, allora a posto, possiamo scendere. Abbiamo recuperato tutte e quattro le maschere, quindi in realtà adesso sapete cosa dobbiamo fare. Dobbiamo solamente metterle ed entrare nella porta. Però, se vi ricordate, nello scorso episodio abbiamo raccolto un grimaldello e ci manca l'ultimo cassetto da aprire. Quindi significa che torniamo indietro. Vi faccio vedere, ecco, in quella stanza lì dobbiamo aprire questo grimaldello, quindi ci ritroviamo direttamente in quella stanza. Sto fuggendo da Lady Dimitrescu che mi ha anche colpito due volte con le unghie affilatissime. Welcome. Voglio fare. Va bene, qualcosa di nuovo. Voglio fare pausa, diciamo, qui dal mercante e vendere tutto quello che abbiamo preso. Sono 4 di questi, 8.000, non male. 2.004 le ali? Ok. Vabbè, il busto sì, il rossetto non è combinabile, questo era combinabile, 12.000 costa l'anello. Non vi ho fatto vedere quanto l'occhio e l'anello da soli costano, però appunto il loro costo insieme singolarmente non arriva ad essere 12.000. Ma arrivo quasi a 50.000, o sbaglio? Eh sì, 49.580. Potenzio tutto il cecchino allora. Ma sì, assolutamente sì. Perché questo, come vi ho detto nello scorso episodio, è l'unico cecchino che c'è in gioco. Non c'è un cecchino più potente quindi da sostituire. Quindi potenziarlo è ottimo. Invece, pistola oppure pompa ne troveremo diversi. Quindi, tranquillamente. Ho potenziato tutte le armi al massimo, ma tra virgolette, cioè al massimo che posso. Vabbè, me li tengo sti 14.000. Tanto se non posso farci niente. Vabbè, andiamo a aprire il cassetto. In questa stanza ci siamo stati all'inizio della serie, e in realtà la serie è ancora all'inizio, però nei primissimi episodi. Cos'è che troviamo qua dentro? Pompa. Vabbè, dai, non male, colpi di pompa sono sempre utili. Adesso quindi ci tocca solamente tornare di nuovo indietro, che è solamente in questa porta qui, e mettere ma sta sempre qua questa, e te ne vai prima di arrivare al cassetto. Ho dovuto aspettare lei che se ne andasse perché appunto era bloccata qui. Che fai? Rimani lì? Forse dovrei chiudere la porta. Vabbè, taglio di nuovo. Non so dove vanno precise le maschere, quindi penso che farò un taglio strano. E quindi metterò le maschere giuste, tagliando, perché appunto starò sbagliando sicuramente nel metterle.
Ho messo anche l'ultima maschera, ovviamente c'è il modo per vedere quale maschera va dove, sia dalla faccia e dovrebbero esserci dei segni apposta sopra la maschera per farvi capire quanti buchi, diciamo così, ha e quindi dove va, però dietro si può tranquillamente appunto girare la maschera, vedere quante fessure ha e inserirla bene. Finiti di prendere questi ultimi due oggetti, perché ovviamente ce n'è uno anche di qua, abbiamo praticamente preso tutto, ho completato tutto il castello al 100% prendendo tutte le cose, perché appunto abbiamo finito, anche se magari c'è l'ultimissima cosa, qui ad esempio è già blu, però abbiamo un oggetto da prendere che è di storia ed è per questo che è già blu. Quindi, vabbè, prendiamolo. Direi finalmente siamo contro Lady Dimitrescu trasformata e non vedevo l'ora di fare questa boss fight, devo essere sincero. Qui ci sono un sacco di oggetti da prendere, per questo che avevo detto che in realtà mancava qualcosina da prendere, però volendo abbiamo completato il castello già al 100%, questi oggetti non vanno presi per forza per completarlo. Non c'è nessun trofeo che ci dice di aver completato il castello al 100%, quindi non fa niente. Comunque, il pugnale che abbiamo preso con Ethan e che ha utilizzato per pugnalare Lady Dimitrescu è il pugnale che abbiamo letto nello scorso episodio, quello che era nel castello ma nessuno sapeva dov'era. Era così facile da trovare e nessuno ha pensato di guardare in una bara, ad esempio, vabbè. Ma in realtà la domanda che mi faccio più del pugnale introvabile che era in una bara è chi è che c'era in quella bara? Però mi sa che rimarrò col dubbio. E effettivamente ha ragione, è un buon punto di vista. Se non fosse che non sei una persona normale, cioè non sei umana. Considerando la trasformazione, mi sa che queste mosche. Ma stavano. Ah, ok, ne sono due. Vabbè, male me lo facevano, sicuramente. In realtà non so se posso scappare. Ok, no, si sono tolte dopo un po', quindi dovevano solo venire a darmi fastidio per farmi perdere, appunto. Eccola qua, ok. Dove era Lady Dimitrescu? Come avete potuto notare, magari dai miei tentativi nel cercare di colpire Lady Dimitrescu che è sopra a questa specie di drago, non so come chiamarlo, ve lo giuro, però se colpite appunto la specie di drago dovreste riuscire comunque a fare danno, ovviamente meno. Quindi io vi consiglio di cercare di colpire Lady Dimitrescu che c'è sopra, perché appunto farete più danno a lei. È volato di nuovo? Ok, allora, quindi di nuovo cecchino. Eccolo là. Devo cercare di colpire Lady Dimitrescu perché almeno così sicuro danno glielo faccio. No, niente, non ce la faccio, vabbè. Restando su questa linea, almeno se non colpisco lei, colpisco quella specie di drago.
Però un po' di danno gliel'ho fatto. Mi sa che l'ho colpita due volte, se ho visto bene. Perché tecnicamente dovrebbe uscire un po' di sangue quando colpite qualcuno. Però io non è che me ne accorgo così tanto, proprio per il mio problema di colori. Ok, sono riuscito a prenderla. Allora, tecnicamente non so tra quanto, però dovremmo aver quasi finito, più o meno. Perché io ho fatto così tanto danno, l'ho colpita adesso tre volte, ad esempio. Andiamo di pompa. Due colpi. Tre colpi. E non vai giù, però. Vabbè. Cambiata fase a caso, perché sinceramente non la stavo sparando, anzi era di nuovo ritornata in volo, stavo caricando il cecchino appunto per spararle, solo che è cambiata la fase. Beh, in realtà meglio così. No, fammene andare sopra perché ci sono troppe mosche. Qua, ecco, ok, ci dovrebbero essere altri colpi. Almeno siamo passati alla fase successiva adesso, quindi significa che ci manca poco, molto probabilmente, per batterla. A parte che devo trovare uno spiraglio per poterla sparare. Ok, no, ha rotto tutto lei. Mi sa che non posso muovermi, quindi pompa in mano e spariamo, perché qua è impossibile cercare di evitare i suoi colpi. Quindi quante ne devo sparare? In realtà non li vorrei finire quelli del pompa, ne ho presi così tanti, me li vorrei conservare magari per le boss fight che faremo in futuro. Secondo me manca poco, altri forse uno o due colpi. Ok, abbiamo fatto, perfetto. You're the one who's cursed. Devo dire la verità, questa boss fight e anche la trasformazione mi piacciono parecchio, quindi non so dove la classificherei, se tra le prime tre, però non dico ancora niente, magari farò una mini classifica quando avremo visto anche tutte le altre boss fight. Like I'm getting out of this place. Abbiamo preso un flacone sporco. Vabbè, allora facciamo che voglio staccare ad un salva, anche perché voglio spegnere. Cioè, direi che sto giocando. Il video scorso, ad esempio, che avete visto, quello di ieri, l'ho registrato nel mentre che stavo ancora giocando. Quindi in realtà mi sto registrando due video, sì. Quindi qua dentro mi ricordo, ok, sì, qua dentro c'è il salva. Allora ci esploriamo questa casa, prendiamo tutto quello che c'è da prendere. Niente, ah ok, no, qua almeno sì. In realtà si può uscire anche fuori dalla finestra, se non vado errato. Oh, però prima c'è un biglietto. Ho finito l'oggetto che mi era stato richiesto. Consegnalo alla casa del comignolo rosso. La troverai dopo aver attraversato le caverne e oltrepassato le rovine. Quindi questo significa che è ancora un altro oggetto che va preso, proprio perché c'è scritto qui in un biglietto, come ad esempio il rossetto di Lady Dimitrescu. Non abbiamo ancora niente per far muovere il pozzo. E in realtà credo che abbiamo preso tutto, giusto? Sembra proprio di sì.
Va bene, allora ragazzi, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati ai miei contenuti, di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di commentare e condividere con tutti i vostri amici e se volete in descrizione c'è il link per il mio Instagram, invitate a seguirmi e noi ci sentiamo al prossimo video.